Cari amici e care amiche, mentre cerchiamo di festeggiare il passaggio da ciò che finisce a ciò che inizia, fissando la nostra attenzione sul trapasso da un anno a un altro, non lasciamoci sfuggire la grazia che sta dentro il fluire del tempo. Da quando Dio si è fatto presente nella nostra storia, la sua bellezza ci avvolge e ci colpisce ancora, continuamente. Così la grazia della sua presenza ci aiuta semplicemente a ringraziare. Ringraziare per l'anno passato, ringraziarlo per questo anno presente, ringraziarlo per quanto sarà, per quello che siamo, semplicemente ringraziare. Riconoscere la grazia della sua presenza significa che lui si è reso presente innestandosi nel tempo, dentro questa nostra vita, senza pretendere nulla, senza imporci nulla. La sua è semplicemente la grazia di una presenza che non giudica, ma piuttosto ti prende per mano, che sorride, se ti riesci di cambiare qualcosa, ti incoraggia, ti invita a ritentare, se mai per lo scoraggiamento ti venisse voglia di tirare i remi in barca. Per questo la grazia della sua presenza ci potrebbe aiutare anche ad usare qualche buon proposito all'inizio di questo anno. Non propositi ritagliati sugli altri, ma a partire da noi, sapendo alzare lo sguardo con speranza. Diceva Don Tonino Bello all'inizio di qualche anno fa, di qualche anno passato: medita sulla bellezza, ama la gente, Signore, unisci alle parole la vita, ringrazia il cielo perché ci sei. Organizza la speranza. Che bello tornare a cercare la bellezza. Che grazia grande poter riorganizzare la speranza. Ma potremmo anche cercare di tradurre nelle nostre relazioni, quelle più quotidiane e abituali, qualche proposito di vita buona, come ama dire il nostro arcivescovo. Ricordo ad esempio le tre parole chiave che Papa Francesco suggeriva alle famiglie alla fine del primo anno del suo pontificato: permesso, grazie, scusa. Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede permesso, quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire grazie, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere scusa, in quella famiglia c'è pace, c'è gioia. Di grazie e di grazia si tratta. Ricordo con commozione anche un episodio di qualche anno fa. Mi trovavo a letto di una signora morente che sentivo profondamente vicina per sensibilità, amicizia. Elena era una donna forte, intelligente, coraggiosa. È una grazia ricordare gli ultimi istanti della sua vita. Ci guardavamo e io non sapevo che dire. All'improvviso, forse, volendo venire incontro alla mia tristezza, all'incapacità di proferire una parola, tra la meraviglia di tutti i presenti, trovò il fiato per mettersi a cantare, volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Non è forse grazia anche questa? Una grazia che commuove e consola. Che grazia averla conosciuta, che grazia ricordarla in quel supremo sforzo di far felici gli altri. Ecco, vorrei chiudere anch'io con un augurio. Auguro a tutti la grazia di lasciarsi guardare negli occhi da Gesù. Ricordo che un amico mi aveva donato all'inizio di un anno una cartolina che riproduceva un suo acquarello del mosaico del Cristo Pantocrator della Cattedrale di Cefalù. Il mio amico però l'aveva riprodotto accentuando molto lo sguardo di Gesù, i suoi occhi, ed era come se quegli occhi mi fissassero con una tenerezza infinita, come se quello sguardo mi cadesse dentro, regalandomi una grande gioia, portandosi appresso una carica di misericordia, di perdono, come mi dicesse: in qualsiasi condizione ti trovi a vivere, in qualsiasi situazione tu ti senta giudicato, non amato, disprezzato, desiderato, cercato, rifiutato, io ti vedo, io ti sento, io ti amo. Intanto
Lascio che proprio questo accada e si depositi dolcemente dentro di me, senza opporre alcuna resistenza, lasciandolo semplicemente entrare. Ecco, dice il libro dell'Apocalisse, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Perché, fratelli e sorelle, in questo anno che sta per cominciare, non permettiamo ancora una volta al Signore Gesù di entrare nella nostra casa, nella nostra vita, lasciando che i suoi occhi ci fissino dentro, mentre con gesto silenzioso ci prende ancora per mano. Che sia una buona domenica per tutti, con l'augurio di un anno tutto nella mano di Dio, accompagnato sempre dalla sua benedizione.